Dietro una scomparsa c'è chi attende, chi cerca, chi soffre. C'è una storia nella storia che va seguita, sostenuta. Di questo si occupa l'Associazione Penelope da 20 anni. A Lanciano c'è stato un incontro con gli studenti del liceo classico del presidente nazionale, noto avvocato penalista Nicodemo Gentile, autore del libro Nella terra del niente, storie di scomparse, storie di famiglie. Penelope nasce proprio 20 anni fa, nasce a Potenza e noi quest'anno siamo stati a Potenza per festeggiare i nostri primi 20 anni. Siamo un gruppo di volontari, un esercito del bene che cerca di supportare a più livelli quei familiari sfortunati, perché solo di sfortuna si tratta, che precipitano in modo involontario quello che noi chiamiamo il gorgo buio, che è appunto questa scomparsa che può essere generata da una pluralità di ragioni diverse, ma che poi si snoda sempre nello stesso modo. Fisicamente manca una persona e i familiari diventano familiari in bilico e che si trovano di colpo ad affrontare una realtà che prima non immaginavano neanche. Noi cerchiamo di essere quel cuscinetto che cerca di ammortizzare i colpi della vita, di rendere più semplice il percorso, di interfacciarsi in modo più semplice con le istituzioni, tante istituzioni, la prefettura, le questure, le procure che intervengono anche quando non c'è un reato. Il libro nasce, La terra del niente, nasce dalla raccolta di 10 storie che abbiamo vissuto in prima persona come Penelope, sia come volontario sia come legale, e racconta tutti gli spaccati della scomparsa, dal delitto alla scomparsa che nasce dal disagio, che nasce dalla marginalità, scomparse che hanno avuto un lieto fine, per fortuna ce ne sono anche di queste, scomparse che sono ancora tali anche se sono passati tantissimi anni, femminicidi, lupare bianche, ma ci sono anche le lupare rose, i femminicidi, Roberta Ragusa, Guerrina Piscaglia, che sono comunque femminicidi che sono comunque maturati nella famiglia, che è il covo delle ostilità e che poi ha portato a questi fatti senza cadavere. L'incontro è stato promosso dall'Associazione Uomo Patrimonio da Salvare con il liceo classico, col patrocinio del comune di Lanciano. Tanti gli scomparsi, anche in Abruzzo ce ne parla la presidente regionale di Penelope, Alessia Natali. La situazione nella nostra regione è abbastanza tragica a livello numerico, perché gli scomparsi ad oggi sono 677, sono le persone dal 74 ad oggi appunto mai ritrovate. Nella zona frentana abbiamo 14 persone mai ritrovate e dall'inizio dell'anno del 2022, quindi da gennaio a giugno mai ritrovate sono 14, sono 34 le denunce presentate e 14 ancora da ritrovare.